Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo insieme il trailer del film Una notte blu cobalto, in uscita nei nostri cinema il 18 giugno. E rimanete con noi per tutte le notizie di oggi. Veramente no. Non avevamo deciso che non ci saremmo visti per un po'. Non avevamo deciso proprio niente. Sì? Blu cobalto. Secondo piano. Io sono una bigue del blu cobalto. Blu cobalto? È la pizza blu cobalto. La pizza blu cobalto. È la pizza blu cobalto. Sì. Tu non c'era la ragazza, vero? Hai la faccia di uno mollato. Tu sei una puttana! Una grandissima puttana! Che io vedo? Lo so, chiedo scusa, è che praticamente ho avuto un contrattempo con la Vespa e mi è finita la mischia. Oh, sei in retardo. Oh, ho capito, chiedo scusa, chiedo scusa. Oh, parole blu cobalto, sei ad un tratto manchi tu. Che tengo stretto al nodo dell'orgoglio quello che è blu, e ti sembra di impazzire. Che è uno scherzo? No, tesoro, ti ho portato la pizza. Opera prima di Daniele Gangemi, Una notte blu cobalto è la storia del giovane Dino Malaspina, studente universitario fuori corso, che dopo una grande delusione d'amore e l'ennesimo appello universitario saltato, decide di cercare lavoro, finendo a consegnare le pizze. Tutto si svolge in una notte a Catania. Malaspina incontrerà i personaggi più assurdi e disparati, in un viaggio surreale tra sogno e realtà. Il regista di Philadelphia, Il silenzio degli innocenti e The Manchurian Candidate, Jonathan Demme, ha in cantiere un nuovo film, L'uomo più arrabbiato di Brooklyn. Si tratta del rifacimento di una commedia israeliana del 1997, conosciuta come I 92 minuti del signor Baum. Protagonista del remake sarà Jeff Bridges e racconterà la storia del signor Baum, cittadino di Brooklyn, che viene a sapere di avere soltanto 92 minuti di tempo prima di morire. Le riprese avranno inizio tra un anno a New York. 21 luglio. Questa è la data di uscita italiana di The Box, ultimo film del regista Richard Kelly, reso celebre da Donnie Darko. Costato 30 milioni di dollari, The Box è riuscito a malapena a rientrare nelle spese, avendo incassato nel resto del mondo appena 31 milioni di dollari. Tratto da un racconto breve di Richard Matheson, il film ha come protagonisti Cameron Diaz, Frank Langella e James Marsden. E per oggi è tutto, arrivederci ad una nuova puntata di Anteprima Cinema.